Discussione importante in tema di diritti civili ieri a San Giovanni con l'intervento della senatrice Monica Cirinnà, prima firmataria del decreto, da poco passato al Senato ed ora all'esame della Camera. Due ore di discussione ed informazioni su un tema che non riguarda peraltro solo gli omosessuali. Io giro molto volentieri l'Italia, in particolare la Toscana che è la mia regione di adozione, ho trovato un pubblico attento, silenzioso, con domande precise, ho trovato un pubblico di giovani e di adulti, il che vuol dire che questa legge, che sicuramente introduce le unioni civili tra persone dello stesso sesso, ma finalmente riconosce anche i conviventi moro uxorio, di qualunque sesso sia composta la coppia, interessa anche molte persone che convivono, sono 2,5 milioni gli italiani che convivono. Questa è la possibile tempistica del decreto, nonché quanto soprattutto i cittadini chiedono. Molti chiedono quando entrerà in vigore e quando sarà approvata la Camera. La legge sarà approvata entro il 15 maggio, ci vorrà poi un decreto in 30 giorni per l'anagrafe, diciamo che le prime unioni civili tra agosto e settembre potranno essere fatte, quindi molti chiedono i tempi. Molti chiedono anche perché è stata stralciata l'adozione coparentale e molti chiedono anche quando si arriverà al matrimonio egualitario. Diciamo che noi abbiamo fatto un primo passo e che tutti insieme andremo avanti verso l'uguaglianza.